Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per la seconda e ultima parte del video che riguarda il kit in scala 1.24 della Tamiya, della Pennzoil. Chiedo scusa ma oggi ho anche il singhiozzo, quindi guardando questo video vi scapperà anche magari la risata. Benissimo, da cosa partiamo? Allora, in questa seconda parte, ultimo video, andrò a spiegare come suddividerò le parti del mio lavoro, quindi quello che andrò a fare, i materiali che di consumo, insomma, che andrò ad adoperare, e dopo nei vari video che farò mentre opererò sul modello si andrà a vedere come li adopero. Spiegherò anche in qualche momento a cosa servono e perché li uso. Eccoci, a posto. Allora, da cosa partiamo? Partiamo dal kit, ok, dove è stato tolto dalle bustine. Queste sono le sprue, okay? Le varie sprue che abbiamo visto già l'altra volta. Benissimo, questa è la scocca. Bene. Cosa andremo a fare? Per prima cosa il consiglio che do io è lavare tutte le parti, specialmente la parte del body che presenta sempre un pochettino di grassino. Allora questa momentaneamente la spostiamo, ok, possiamo anche metterla qua. Cosa faccio? Con acqua e sapone per piatti do una bella lavata a tutto quanto, anche con le sprue attaccate. Si può immergere in una bacinella la si lascia 10-15 minuti, insomma, che agisca un po' il sapone, si dà una passata con la spugnetta, si sciacqua e si asciuga, così da togliere che c'è un leggero, se vogliamo, anche unto. Questo perché più che altro su queste parti qua, che è molto importante nel momento che andiamo a stendere il primer, non ci devono essere difetti, quindi andiamo a fare una bella stesura liscia di primer e siamo a posto. Bene, poi io andrò a suddividere le sprue per settori, quindi la parte, lo chassis basso col motore, ammortizzatori interni, io divido nei contenitori, farò la parte, insomma, inferiore del modello. Questa sarà tutta la parte interna, comunque già divisa dalle sprue, quindi non andremo a sbagliare. Per chi inizia da subito è meglio staccare un pezzo alla volta e seguire un po' le indicazioni delle istruzioni. Passeremo i cerchi, l'alettone, tutto quanto, e il body in sé. Ok, bene, questa la lasciamo qua che ci serve. Dopo, ovviamente, per gomme e cerchi passeremo un po' di carta vetrata leggera sulle gomme. Per quanto riguarda la verniciatura, come dicevamo l'altra volta, queste sono le fotoincisioni che servono a mascherare la gomma, e con l'aerografo non andremo altro che a spruzzare dove ci sono le scritte, venire da stampare sulla gomma, in questo caso in bianco, le scritte Bridgestone Potenza. Ok, io questo singhiozzo me lo dovrò tenere tutto il tempo, non ce l'avevo praticamente fin 5 minuti fa. Ok, bene, da cosa possiamo partire adesso? Allora, questo è il kit, questo è come partirà. Il modello verrà fatto chiuso, quindi non ci saranno parti aperte dell'auto. Non aprirò il vano motore in questo modello, non aprirò il cofano posteriore, non aprirò le porte. Comunque si potrebbe partire comunque dall'incisione. L'incisione che cos'è? Con un tiraline, in questo caso della trompetta, ok, non andrò altro che a incidere queste righe di giunzione. Cosa serve? Questo serve ad accentuare l'effetto della spezzatura delle varie parti, che in questo caso qua. Allora, il cofano motore io ho già procurato dei tiri con l'incisore. Come vedete il solco è molto più accentuato, ai fini che alla fine, dopo effettuata la verniciatura comunque in giallo, col nero andremo a ripassare queste righe nere per dare l'effetto di distacco che c'è tra comunque il modello e le varie parti che si potrebbero in questo caso aprire. Come vedete, nel cofano posteriore le righe
ci sono, però sono molto meno accentuate. Con questo tiraline praticamente qua andremo ad accentuare la cosa, non faremo altro semplicemente che, se riesco a farvi vedere qualcosa così, ok, andremo a prendere sulla riga già esistente, andremo a tirare senza premere troppo, se vogliamo fare più passaggi, se si vuole. Ecco, questo è il quanto. Si va a tirare, si toglie il trucciolo, ok, come vedete è molto più accentuata la riga ed è perfetta e dritta. Ci si potrebbe arrangiare con dei taglierini, con dei cutter, qualcosa. È una tecnica che io ho già provato e ogni tanto ho rischiato di fare più danno che utile. Ora ho questo accessorio qua della Trumpeter, mi trovo molto bene, andrò avanti con questo. Bene, cosa dire? Allora, fase di verniciatura, userò comunque l'aerografo e colori acrilici della Tamiya. In questo caso questo è un TS47, è un giallo cromo, ok, dedicato alla parte esterna dell'auto, ma questa volta prima farò delle prove su dei coltelli, cucchiai di plastica, farò delle prove di verniciatura per vedere un po' il risultato del colore sul TS47. E in questo caso quello che sono andato ad acquistare della Zero Pint, il Chrome Yellow, è un similare del TS47 della Tamiya. La Zero Pint fa questo colore che è dedicato proprio a questo modello qua, ok? Usando questo colore d'aerografo ho deciso di usare anche il suo trasparente dedicato, il suo catalizzatore e il diluente che c'ho ancora nel barattolino che non serviva a far vedere. Ok, questo perché è sempre meglio usare stesso colore, stessi diluenti, stessi lucidi, perché non vadano in conflitto le vernici, può capitare. Quindi anche per fare una prova ho voluto provare a acquistare questo materiale qua, quindi ci sarà fatta una prova su dei cucchiai di plastica, insomma, col TS47 della Tamiya e col cromiello ZP1147 della Zero Pine. Ecco, scusate di nuovo. Allora, e siamo alla verniciatura, ok, quindi sarà fatta, come ripeto, ad aerografo tutta quanta, qualche parte a pennellino interno, le parti un attimino più piccoline, e niente, si useranno per le nastrature dei nastri della Tamiya, ok, ci sono vari spessori, questo 6 mm e solo per farvi vedere ci sono anche varie misure che purtroppo nelle scatole causa un trasloco. Si useranno delle carte vetro molto sottili quando verrà dato il primer per fare gli ultimi ritocchi, quindi se andremo ad accumulare troppo materiale o vediamo dei problemi o sulle stucature, io della carta sottomano, in questo caso è il 1200 della Tamiya, se no comunque della Zero Pine, ho le varie misure come potete vedere qua, che si va a salire poi alla 1200, alla 1500, alla 2000, ci sono varie graduazioni, si può salire sempre di più perché può capitare, se qualcuno fa qualche imperfezione su in fase di lucidatura, di stesura del trasparente, il grosso effetto di buccia d'arancia dove ci sono le deca, con delle carte abrasive molto sottili, quindi possiamo dire anche un 3, un 4000, in base a uno come si trova, si può andare leggermente a carteggiare il difetto e dopo comunque con i compound, in questo caso della Tamiya che io uso, si va a fare la lucidatura finale. Qui abbiamo la partenza di base, un attimino più spessa, se si accentua molto comunque la buccia d'arancia va bene fare tutte e tre le fasi, se per noi la stesura va bene possiamo usare la finitura finale, possiamo anche non usarlo, dipende uno cosa vuol fare. In questo caso ci sono le tre graduazioni, il più grosso, il fine e il finale, ok, si stendono come una normale pasta abrasiva sulle auto normali, niente di che, si appoggia col cotone, si strofina, non si strofina molto forte dalla prima passata,
se il risultato non ci convince passiamo col fine, questo qua non sarebbe quello blu, ok? E il finish è praticamente il finale, quello che dopo ci darà sotto la luce questo effetto, diciamo, specchio, che è quello che tutti vanno un po' a ricercare. Per le varie stuccature e modifiche, per non saltare il discorso carta, praticamente cosa succede? Quando si andrà a staccare le sprue, si andranno a cercare, tra virgolette, i difetti. Quali possono essere? Può essere che si va a carteggiare delle parti, tipo qua, questa è la parte posteriore, ok? Come vedete, se si riesce a vedere un po', ci sono questi segni qua curvi che non c'entrano nulla praticamente col parte reale. Si andrà leggermente a carteggiare con una carta fine per prima del passaggio del prime, per andare a eliminare lo scalino che si forma, e qui comunque in questa parte qua si forma un leggero scalino, e non, a me ad esempio, non va bene. Questa è un'aggiuntura, vedete, una tipo saldatura vicina, fa scalino, si va a carteggiare, poi si andrà a dare il primer. Così come su altre parti, ad esempio questi cerchi qua che si vedono, questa parte qua dell'auto non verrà vista, quindi diciamo, se uno è minuzioso, tempo da perdere, o sta facendo delle cose, può andare anche a chiuderli. Se non sono parti di auto che vanno a vista, io sinceramente di andarli a chiudere non ne vedo il motivo. Pardon, dipende uno cosa va anche a ricercare. Anche qua ci sono lo stesso problema, ci sono dei segnetti, ok, delle righe orizzontali. Qui andremo a carteggiare, nell'eventualità comunque che andremo ad operare lo stucco, io userò il Tamiya Putty, il Basic, tipo arancione, ok, quel tipo un dentifricio. Con una spatolina, se andiamo su parti piatte, non stuzzicadenti, dove dovremo andare ad agire, andremo a stendere questo stucco, ed asciugatura andremo sempre con la carta di vetro a strofinare un pochettino per rendere liscia la superficie. Bene, qui siamo arrivati alla lucidatura e tutto quanto ve l'ho spiegato. Io mi sono permesso di, questo nastro non serve, stamparmi delle reference che già avevo su internet, ma preferisco sempre avere un po' di cartaceo in mano. Questo è il classico foglio A4, ok, una stampa a colori, giusto per non stare sempre con gli occhi sul monitor, sennò divento anche cieco dopo un po'. Queste sono delle foto X, adesso faccio vedere un paio di fotografie, così giusto per, servono come spunto migliore per decca le dettagli, insomma, ecco. E poi qualcosa in A3, dove in questo caso non farò il motore su questo modello, ma nei prossimi ho intenzione di fare qualche lavoro. Ho fatto delle stampe più grandi per il dettaglio motore, quello che potrebbe, mannaggia la miseria, potrebbe essere il disco freno, pinza freno, poi ci sono anche, come si vede, l'abitacolo e quant'altro. Ma questa è una pignoleria mia, mi piace avere queste cose anche sotto mano, e ben venga. Niente, quindi come funziona? Funziona così, che come detto prima, partirò dalla divisione delle sprue per vari settori, comincerò ad assemblare, a carteggiare, a stuccare quello che serve, e si andrà avanti. Tutto questo saranno fatti comunque dei video, io lavorerò probabilmente in live, senza star qui è inutile stare tanto, perché se si parla non si lavora, quindi se si lavora non si parla. Starò in live, sarà un live pubblico, quindi chiunque volendo può solo seguire, potrà anche entrare a chiedere, a fare, intanto potrei spiegare durante il lavoro e così via. Questi video poi verranno caricati sulla mia pagina di YouTube, e chi vuole potrà comunque andare a rivedere tutte queste spiegazioni qua. In più cosa abbiamo qui? Qui abbiamo, che non abbiamo detto prima, questi sono i dadi ruota della Top Studio, ok? Questi qua si va ad asportare, non si fa altro che, un momentino, ad asportare i dadi stampati, come si vede qua sulla ruota, ok?
resterà, ci sarà il foro, e si andrà a mettere questi centratori qua che sono in alluminio, tengono la ruota sempre al suo posto, la ruota potrà girare liberamente e dà quel tocco di professionalità, se vogliamo, al modello al dado. Va meglio anche da verniciare, a dire la verità. Sono piccole cose che dopo uno magari parte e non ha tanto interesse, dopo vuole andare a cercare un po' di dettaglio in più, fa quelle cose lì. Questo, come dove ho messo, avrò questo qua, ok, della Top Studio. Se vogliamo andare a ricreare qualche dettaglio interno, qualche collettore, cablaggio, cosa, sempre la Top Studio in questo caso fa questo pacchetto qua. Come si vede, si può usare in scala 1/12, 1/24, 1/12 moto, 1/24 auto. Sono dei connettori in resina, ci sono dei cavetti in gomma, cavetti in ferro, si possono fare cablaggi e quant'altro se siamo interessati. Ecco, questo è per dare una dimostrazione di quello che si potrebbe riuscire a fare, ok? Bene, le mettiamo via. Questo, ci sono mancanti in questo video che non mi sono arrivato in tempo, ci sono delle fotoincisioni che verranno fatte nell'auto che spiegavo nel video precedente, saranno i ganci cofano, ok, che verranno messi posteriormente e avanti. In questo caso, in questo kit, i ganci sono fatti con la deca che viene applicata e non mi piacciono, verrà fatto invece un piccolo foro e messa la fotoincisione in alluminio. Chiedo scusa. Ok, questo e delle fotoincisioni che riguardano la GTR35, quindi che non riguardano principalmente quest'auto qua, però ci sono dei dettagli che mi interessano, che sono le cinture, che sono completamente fotoincise, non in decal così, e andrò a recuperare comunque dei pezzi, potrebbe essere sul disco freno, la parte posteriore dell'auto, la parte posteriore dove si va, ok, qua queste sono fotoincise, non c'è la stampata decal o la stampata di plastica. Comunque, poi in corso d'opera vi farò vedere il sacchettino che è arrivato, lo aprirò, spiegherò quello che userò, quello che non userò, lo userò per prossimi modelli. Comunque l'R35, le altre R34 sono in arrivo, quindi ci verranno fatte varie versioni, varie cose, ma vi farò vedere a tempo debito. Cosa dire di più? La colla che uso io è in questo caso la Tamiya Tappo Verde, ok? Si può usare anche una ciano acrilica qualsiasi, questa diciamo rispetto a una ciano acrilica leggermente più lenta nel fissaggio. Poi volendo, se volete essere un po' più lenti in quelle cose lì, c'è la Tappo Arancione che è ancora un po' più lenta. Dio, qua già ci vogliono insomma quei 30-40 secondi prima che solidifichi bene, quindi diciamo che in genere vedo che si usa spessissimo questa colla qua. Mentre che se si va a fare qualche errore di assemblaggio, che le cose non quadrano, con la colla tornate a intingere, perché comunque all'interno c'è il suo pennellino, qua è bagnato, ok? A bagnare la parte di giuntura, e quella tenderà un pochettino a staccarsi. Sempre meglio non farlo per questione di misura, che dopo viene qualcosa sballato, ma si può andare a recuperare. Per le parti interne dei sedili, facciamo finta tessuto sedili o le spugne dei roll bar, io tendo a usare questo. Che cos'è questo? Questo è un semplice c'è nastro per cerotti in tessuto, ok, come si vede qua, non si vede malissimo, bene, ok, eccoci, bene. Questo qua andiamo a ricoprire il sedile, in questo caso se vogliamo dargli quel leggero effetto tessuto, che è qua, scusate un attimo, si può andare o sul sedile, comunque a ricoprirlo chiaramente bene, facendo dei pezzi su misura si va a ricoprire, dà un po' più l'effetto tessuto, lo si può andare a colorare tranquillamente, così come per queste parti qua del roll bar, ok, ci sono queste spugne in genere, non so, sull'auto da rally le si trovano nere, per non lasciare questo effetto plastica, effetto rigido, tendo anche lì a fargli fare il giro, quindi facciamo finta così, okay. Facciamo fare il giro del tubo, tanto poi verrà comunque staccato di nuovo. Allora, dove siamo qua, ragazzi?
qua, ok, su tutto, verrà fatto su misura su tutto il tubo, verrà fatto girare più volte per dargli un attimino, per dargli un attimino di spessore, ok, questo con questo, tac. L'effetto sarà più spugnoso se vogliamo, e dopo anche lì andremo a colorare con i nostri colori e l'effetto finale è garantito che è molto molto più realistico. Ecco, sono delle piccole cose che però è sempre bello dire, se qualcuno non lo sa, non lo fa o fa in un'altra maniera, insomma, ognuno usa la sua tecnica. Ecco, questi sono i nastri, questo è il nastro, insomma, per il discorso tessuto. Poi per la stesura della decal c'è, io uso il micro set, ok, e il micro saw. Come si vede, il micro set praticamente ancora non l'ho mai usato, non mi è mai servito. Il micro saw l'ho usato svariate volte. Che cos'è il micro set, che cos'è il micro saw? Benissimo, allora il micro set si usa quando? Quando la carrozzeria, magari non tantissimo in questo caso qua, la carrozzeria presenta, non so, delle curve più accentuate o spigolose come questa. Se ci va una decal grande, cioè noi qui dobbiamo metterci una decal grande, diciamo che per far aderire bene anche la forza adesiva della decal, cosa facciamo? Con un pennellino lo bagniamo, lo intingiamo nel barattolo, non deve fare la goccia, quindi deve essere umido. Stendiamo il prodotto sulla parte che ci interessa e stendiamo la decal. Questo, il micro set, serve a far aderire comunque meglio la decal sulla parte dell'auto. Invece il micro saw cosa fa? Il micro saw, tra virgolette, se vogliamo, rispetto a tanto tempo fa, fa quasi miracoli, nel senso che queste parti dell'auto qua, ok, tipo queste ferritoie qua, benissimo, si fa sempre fatica a mettere la decal, perché la decal va dentro, magari è grande così, ok, prendete questa parte qua, la parte spigolosa dentro non si riesce mai a fargli fare la curva a 90 gradi come dovrebbe essere, ma sta magari, sta praticamente curva, fa aria come si suol dire, e piano piano andrà a staccarsi. Cosa succede allora? Si consiglio di appoggiare il micro set e bagnare la parte, si appoggia la decal, la si posiziona bene. Poi cosa si fa? Sempre col pennellino si intinge un po' di micro saw, ok? Mettiamolo qua in prima linea, si intinge il micro saw, dopo stesa la decal, e col pennellino andiamo a tamponare la decal dove ci interessa di più, quindi in questo caso in queste parti interne qua, ok? Andremo a fare questo lavoro qua, la tamponeremo, la decal tende già subito quasi ad ammorbidirsi un pochettino e riusciamo a stenderla come ci vuole, altrimenti aspettiamo un momentino, comincerà a lavorare la decal, ve ne accorgete, perché fa le grinze, diventa come la pelle delle persone di 250 anni praticamente. In questo caso torniamo a intingere un po' nel barattolo, solo umido, non bagnatissimo, continuiamo, non esagerate col bagnare, non è che più la bagnate più sta, perché poi questo va a distruggere la decal, è un ammorbidente, quindi se esagerate ci sono i prodotti che vanno a distruggere la decal, quindi il lavoro deve essere anche abbastanza veloce se vogliamo. Continuiamo a, adesso non si vede più una mazza, bene, continueremo a fare l'ultima tamponata proprio per magari qua dove c'è l'angolo che si vuole spingere un po' di più la decal, ok, lasciate lì le decal, lasciatele lavorare, cioè se mettete la decal, io faccio magari una fiancata al giorno, faccio la fiancata così non vado a mettere mani, non vado a toccare, e la lascio fino al giorno dopo che lavora, perché comunque lei farà la grinza e dopo un po' piano piano ricomincia a stendersi tutta. Il giorno dopo la decal sarà completamente dritta, stesa, senza problemi, però non si deve andare a toccare o ritoccare durante le ore che sta a lavorare, perché la decal sta lavorando, la andiamo solo a infastidire. Quando farete questo lavoro qua di decalizzazione, il consiglio che vi do è usare dei guanti in cotone, sì, io adesso non ho sotto mano, purtroppo mi dispiace, per non andare a lasciare ditate in giro sull'auto, che anche le ditate sono una rogna, sembra che siano andate via, quando facciamo la laccatura ce le ritroviamo poi tutte sotto e lì non le togli più. Quindi mi raccomando, magari usate dei guanti per prendere su, o comunque se avete un supportino, ci sono dei supporti apposta, si fa un supporto con del pongo e un barattolo, l'auto sta così, ok? In questo
casa non va bene. Una volta decalizzata, l'auto sta lì, la tenete chiusa in un posto ermetico, una scatolina di plastica col tappo, la lasciate lì che non prenda polvere e la lasciate lavorare. Bene, questo è per quanto riguarda il deca. Ovviamente quando userò questi prodotti farò in live, spiegherò di nuovo un attimino il funzionamento, lo farò sul posto, e così chi non sa, chi non ha mai usato il prodotto, vedrà un pochettino anche come agisce. Io probabilmente lavorerò sull'auto, preparerò un pezzo di plastica X con delle decal X, e quindi mentre lavorerò sull'auto lascerò in cam, lascerò il pezzo che lavora, in maniera che intanto voi qui magari in angolino vedete la decal che comincia a tirare, a raggrinzire, dopo si comincia a stendere da sola fino alla stesura finale. Così farò con i trasparenti e le vernici, bene o male farò vedere queste cose qui, sempre che riesca a verniciare in un posto dove posso tenere a portata di mano comunque o una fotocamera o l'iPad o quello che è, insomma, per non andare a rovinare il tutto. Bene, per quanto mi riguarda credo di aver detto tutto. Io prossimamente adesso, appunto, io penso nel giro di una settimana sotto Natale, insomma spero anche prima, comincerò comunque a lavorare il modello sulla mia pagina di Facebook dedicata, che è, per i miei amici che si faranno una risata, una grassa risata, è DB Modellismo Statico. Ok, comunque metterò gli aggiornamenti sia dei video che delle foto. In più io in genere tendo a caricare reference di varie auto, di varie categorie, mi piace aiutare un pochettino tutti, perché tutti cercano tante volte per non stare lì a spulciare perché si può perdere anche delle ore a cercare delle foto. Io ho tantissime reference di tantissime auto, se vi serve qualcosa provate a chiedere, ve le passo via mail come volete, chiaramente gratuitamente, non lo faccio per una questione di soldi, non mi interessa proprio, lo faccio per aiutare un po' il tutto quanto. Bene, ripeto, allora sulla mia pagina Facebook è DB Modellismo Statico, ci saranno sempre gli aggiornamenti dei lavori che farò, fotografie, video, quant'altro. E salutone come sempre al mio carissimo amico Fabio di, sempre su Facebook, FM Modellismo Statico, sta lavorando sempre su questa bellissima CLK GTR della Tamiya che sta andando sempre molto bene. Un saluto particolare questa volta la facciamo anche a chi? La facciamo anche a questo bellissimo sito Canae Team Models, trovate comunque anche la pagina su Facebook. A chi piace il modellismo dinamico, in questo caso qua è un gruppo di cui io comunque faccio parte, abbiamo un impianto permanente in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine. C'è la pagina, c'è il forum nostro, c'è la pagina dedicata, se interessate qualcuno potete sempre venire a dare un'occhiata, ci sono le foto della pista, delle varie gare che si sono svolte e tutto quanto. Ah, comunque adesso nel 2015 partirà il nuovo campionato e ci saranno tutte le informazioni, video che saranno sempre caricati, sempre aggiornati anche lì. Quindi grande Canae Team Models, forza e coraggio! Niente ragazzi, cosa dire, io con questa vi saluto momentaneamente, mostro la mia faccia anche sbarbata, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima con vari aggiornamenti, e se avete qualcosa da dire, da non dire, fate pure, ok? Ciao!